Caro Claudio, buon sabato, tutto bene? Sì, tutto bene e tutto male, però, se vogliamo essere didascalici. Sì, perché oggi pensa, sono già 94 giorni da quando Putin ha scatenato questa guerra contro l'Ucraina e mi sembra che non stiano cambiando le cose, anzi, stiano sempre più peggiorando, non ti Certo. pare? Certo, mi pare, e soprattutto non arriva la notizia che tutti aspettiamo, che è quella del cessate il fuoco. Non arriva, non arriva, non se ne parla neanche. Anzi, aumentano le armi, aumentano i nuovi missili che si tirano addosso, ci sono peggioramenti, tipo il blocco del grano, eccetera, eccetera. Non ci sono buone notizie, anche proprio a volerle dire per accontentarsi un po'. Ecco. Ma poi tutte quelle sbruffonate di Putin, che sembra che tutte le sanzioni che sono state combinate non abbiano nessun effetto, poi gratta gratta, quando gli telefona Draghi per chiedere, insomma, troviamo delle strade per far passare le navi dal mare d'Azov, dal Mar Nero, per portare via il grano dell'Ucraina, dice: ah sì, ma questo lo potete fare se togliete le sanzioni. E allora, se togliete le sanzioni, vuol dire che le sanzioni qualche effettino ce l'hanno, no? Non ti pare? Penso proprio di sì, perché tra l'altro togliere le sanzioni pregresse è impossibile, ma mi sembra che essendo la quarta pacchetto di sanzioni fermo da più settimane sui tavoli competenti, mi sembra che è già un po', se non togliere, rallentare le sanzioni. Quindi insomma, cioè, la trattativa va fatta così, non può essere solo unilaterale, perché insomma il cessate il fuoco, che è la cosa che sarebbe umanitaria, che tutti aspettano e che potrebbe dare il via alla trattativa, non arriva, non arriva, non arriva, continuano le No, distruzioni. non c'è proprio nessuna volontà di trattare, anzi si va avanti con un cinismo tremendo, con il solito cinismo dialogante. Se tu guardi dei programmi russi, dicono il contrario di quella che è la realtà, cioè come si è detto anche nelle settimane scorse, la loro tecnica è sempre quella di rovesciare la frittata, dare agli europei e all'Occidente le colpe che sono in realtà loro. E le operazioni militari sono delle operazioni proprio di fare terra bruciata su dove vanno, cioè la distruzione, la distruzione, la distruzione. La distruzione, anche se vogliamo stare nuovo argomento pesantissimo, che è quello dell'agricoltura, perché poi abbiamo scoperto che questa Ucraina è veramente il granaio d'Europa e forse del mondo, e ci sono 22.000 tonnellate ferme sulle navi, e i russi stanno rubando anche il grano, nascondendolo da qualche parte, sempre per mare, perché sono quantità tali che devi muoverti per mare, non puoi certo fare i camioncini di grano. Ma c'è anche la distruzione, come dicevi prima, coinvolge persino le macchine agricole. Perché l'Ucraina, se sono agricoltori che hanno mandato grano in tutto il mondo, le macchine le hanno distrutte anche quelle. Cioè, voglio dire, è all'insegna della distruzione, ma anche della deportazione, perché l'ultima novità è che sono stati portati centinaia di migliaia di bambini rimasti orfani o non so cosa in Russia per fare delle adozioni rapide. Quindi c'è la deportazione dei bambini. Cioè, c'è la distruzione delle macchine agricole. Io non so cosa dire. E A poi c'è il proposito, prima scusa anche. se ti interrompo, ma a proposito di macchine agricole, però c'è anche una storia molto bella, perché non solo le hanno distrutte, ma molto spesso le hanno rubate e se le sono portate fuori dall'Ucraina. Però non hanno messo nel conto che queste macchine agricole che hanno rubato sono altamente tecnologiche ed hanno un sistema di protezione a distanza, per cui se sono portati via le macchine agricole, che non riescono a mettere in funzione perché gli ucraini le hanno bloccate a distanza. E questa è un'intima soddisfazione, Sì, no? Perché sì, sì. vedendo Sì,
operazioni che sono di grandi furti, come il furto del grano, perché poi non si può portare via, eccetera, però i russi si stanno riempiendo delle navi che se le portano via nei paesi loro amici. Insomma, è una cosa ignobile. La cosa brutta è che al di là appunto dei missili che si tirano addosso, cioè Putin non demorde affatto, non demorde affatto perché c'è questa arma dell'alimentazione, cioè il grano, che togliendo rifornitura a paesi tipo africani che vivevano di questo, nella guerra del pane, siamo alla pagnotta, che cosa fa? Attiva un flusso di profughi verso l'Europa e verso l'Italia è stato detto come dispetto pesante all'Italia di far arrivare profughi affamati da lui, dal grano. Ecco, quindi veramente secondo me sta usando tutte le armi, altro che dialogo, altro che cosa, dialogo zero, sotto zero. Diceva il giudice Falcone nella battaglia contro la mafia di seguire il profumo dei soldi. Ora dico, gratta gratta, Putin sta seguendo il profumo dei soldi con l'Ucraina, altro che denazificare, altro che andare in aiuto con i poveri filorussi che sarebbero perseguitati. Ma tutta la parte dell'Ucraina che ora lui sta occupando è la parte più ricca dell'Ucraina di minerali, di mille altre cose. Questa è un'operazione che ha un rilievo economico altissimo per quanto riguarda la Russia, non ti pare? Mi pare proprio, e poi anche in merito a questo personaggio che è veramente sempre più sconcertante, più lo conosci, più sei sconcertato, che dietro anche queste operazioni militari discutibili c'era proprio un piano precedente, come è stato più volte annunciato, ma nessuno ci credeva, fanta politica di destabilizzazione delle democrazie occidentali, come poi è risultato essere quando si sono scoperti dei finanziamenti che lui ha fatto con scopo di destabilizzare le democrazie occidentali, in particolare quelle più vicine a lui, perché forse con intendimenti espansionistici, certo, avere vicino dei paesi che sono destabilizzati è più facile poi entrare con mezzi economici o militari, insomma. Purtroppo è così, non ci si credeva, ma invece è così, ma invece è così. E c'è un tema molto importante da affrontare, la cyber security. C'è, per fortuna, è nata l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security, la quale ha elaborato un piano di interventi anche per coprire delle falle incredibili che, grazie al Movimento 5 Stelle e grazie alla Lega si sono verificate. Lo sapevi che la gran parte dei software che viene usato dalla pubblica amministrazione sono dei software russi? Lo sapevi che le telecamere che riprendono dentro gli aeroporti, eccetera, sono governate da dei software cinesi? E allora i grandi amiconi delle ambasciate cinesi, le grandi vie della seta, eccetera, eccetera, hanno messo l'Italia in mano a delle realtà che ci espongono a pericoli notevoli. Per carità, gran parte dei software sono americani e quindi anche lì, dico, gli americani sono nostri amici, però che ci siano degli antivirus soltanto americani o soltanto russi o soltanto cinesi, cioè è un po' complicato. È il momento che gli italiani che hanno la loro creatività e che non sono stati messi nelle condizioni di esprimere al meglio la loro creatività, comincino a produrre della tecnologia made in Italy. Non ti pare? È proprio così perché è emerso su tanti campi di questo filone della globalizzazione che ci ha fatto rincorrere fornitori,
internazionali per risparmiare qualche centesimo o qualche dollaro o qualche rublo o qualche altra cosa, alla fine ci ha reso prigionieri, se pensiamo ai microchip delle automobili, per dire, o dei telefonini, o adesso questa faccenda qui dei cyber pirati. Ecco, questo voglio dire, l'Italia forse più di altri paesi europei ha calato un po' le braghe da questo momento, e magari sono girate dei premiucci, delle tangentine, dei regalucci che non sono solo di adesione politica, ma di adesione proprio di corruzione. Ecco, non so, bisognerebbe scoperchiare il formicaio, cosa non facile. Bisognerebbe che si aprissero gli armadi e uscissero fuori degli scheletrucci almeno prima delle elezioni politiche del 2023, come ho cercato di sollecitare in un mio 50 secondi ed oltre della settimana scorsa. E bisognerebbe anche recuperare, vi invito tutti amici a seguire il Salotto delle Idee della prossima settimana, di recuperare, e per ora vi dico soltanto una parola, l'entusiasmo. Andate a guardare il Salotto delle Idee di giovedì prossimo dalle 21 e scoprirete che cosa intendo e che cosa sarebbe molto importante per vedere un'Italia che rinasce e si libera dagli improvvisatori che ci hanno portato sulle vie della seta, ci hanno portato a passeggio per Mosca, ci hanno portato qua e là, sulla base della logica del nati imparati. Basta che tu non sappia niente e puoi fare tutto in Italia. Recuperare l'entusiasmo mi piace molto perché forse è la medicina di cui tutti abbiamo bisogno, perché se andiamo avanti così, addio, addio entusiasmo, addio voglia di fare, e ci troviamo. Adesso per parlare appunto di perdita di entusiasmo, allora parleremo del recupero dell'entusiasmo, e mi fa piacere e spero molto in questa puntata, però adesso io sono più sulla perdita dell'entusiasmo, se permetti, citando sto vaiolo delle cimbre. A Milano, al Sacco, è stato identificato il virus del vaiolo delle scimmie. Insomma, che cosa vuol dire? Bene, male? Vabbè, il ministro Speranza dice, ma tutto sotto controllo, ma lui c'ha il positive approach un po' cronico, quindi se sentire Speranza è il nome nomen, quindi va bene, Speranza. Però in realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricciato un po' il naso e ha detto speriamo che non sia la punta dell'iceberg, e questo non è Speranza, e speriamo che abbiano sbagliato, come lo vedo tante cose. Un'altra cosa non entusiasmante, perdita dell'entusiasmo, quindi è diventato un titolino nostro interno. Ecco, quando Trump, la cosa del Texas, quella sparatoria nelle scuole, quelle cose, ormai è regolare tutto. Però Trump cavalca, è ritornato in scena, che è sempre lì nell'ombra, ma esce sempre quando gli fa comodo, dice che bisogna assolutamente armare gli insegnanti. E lo dice in un momento in cui c'è la grande convention della lobby delle armi in America, che io non conosco bene, ma deve essere di una potenza spaventosa questa lobby delle armi. Quindi armiamo gli insegnanti, allora armiamo anche gli studenti a questo punto, così siamo più sicuri. E sembra veramente un umorismo horror, quindi se n'è per tutti i gusti ormai. Eh sì, dico, tra l'altro ho visto delle scene di questa grande mostra delle armi che è in corso negli Stati Uniti in questi giorni, e si vedeva che c'entravano delle famiglie con dei bambini tutti contenti, eccetera, che si aggiravano. Insomma, l'America non smette di sorprenderci. Beh, diciamo, il vaiolo dovrebbe essere una malattia che, per quanto riguarda quelli di noi che hanno le nostre età, eccetera, non dovrebbe creare delle problematiche, perché c'è stata una stagione in Italia in cui c'erano delle vaccinazioni obbligatorie, e tra queste vaccinazioni, quando noi eravamo bambini, c'era anche il vaiolo, e sembra che questa vaccinazione
copra ancora. Il problema sarà per tutte quelle persone che sono nate e cresciute nell'interludio di certi obblighi vaccinali. Però, per fortuna, sul vaiolo c'è un vaccino abbondantemente testato, per cui si può porre rimedio. Mentre invece c'è quest'area del liberi tutti per quanto riguarda il Covid, che tu vai nelle metropolitane, e anche se ci sarebbe ancora l'obbligo di tenere le FP2 dentro la metropolitana, cominci a vedere ogni giorno di più delle persone che sono senza assolutamente mascherine, oppure il solito naso fuori, che quello è ormai è diventato un classico. Poi ci sono le solite decine di migliaia di infettati alla settimana e il solito centinaio di morti al giorno, no? E per cui... Infatti, guarda, se vuoi dei dati precisi, io li seguo e la cosa non mi piace, perché, allora, parliamo dei dati del 27, cioè di ieri. Allora, circa 19.000 e passa nuovi casi con 105 decessi. E ricordo che un anno fa, giusto, i casi erano 4.000 invece di 19.000 di nuovi casi, e i decessi invece erano superiori a 171. Quindi non vedo cosa ci sia da festeggiare nelle strade, l'happy hour, festa grande, e di qui di là. Cioè, continua a essere pericoloso, e fa paura l'arrivo dell'estate, e fa paura appunto questo caldo un po' precoce che fa la gente esce tutta la sera a fare i brindisi. A me fa paura. E dovrebbe far paura. Sì, e io mi ritrovo a girare con la mascherina in luoghi in cui ti guardano con aria strana, perché sembra che tu sia un maniaco della mascherina. Diciamo, per volendo cercare proprio delle notizie un po' così pare, c'è una notiziola che è venuta fuori sui giornali oggi, che Harry e Meghan avranno il diritto di mostrarsi con tutta la famiglia reale sul famoso balcone di Buckingham Palace alla fine dei festeggiamenti per il giubileo della regina Elisabetta. Però Harry e Meghan hanno detto che non torneranno più a vivere in Gran Bretagna, ma che la loro patria ormai è gli Stati Uniti. Bene, va bene, spero che Elisabetta sia contenta, perché è la sua festa, quindi se è contenta Elisabetta siamo contenti tutti. Un'altra notiziola sul finale, per tirarci su un po' il morale, è che Checco Zallone ci propone il tormentone dell'estate, che è questa sua canzone sulla barca dell'oligarca. Quindi lui, con suo umorismo molto pungente, ha iniziato un tour per l'Italia con un suo spettacolo, e questo sarà questa sua canzone molto ironica, la barca dell'oligarca. Quindi è detto tutto, quindi siamo ansiosi di unirci al godimento umoristico creato da Checco Zallone. Sulla barca dell'oligarca, che a proposito di oligarca è una notizia che ho colto prima di entrare in collegamento, per cui la devo approfondire, però ho colto con la coda dell'orecchio che sembra che Putin stia bloccando dei conti correnti italiani in Russia. Non capisco che cosa ci sia. Forse ha scoperto che forse in Russia ci sono degli oligarchi italiani in Russia. Ci sono dei conti di italiani che tifano per la Russia. A proposito di chi tifa per la Russia, ma hai sentito la notizia politica del giorno, che forse Salvini impettito andrà in Russia? A fare che cosa non si capisce, non si capisce neanche se ne abbia parlato prima con Draghi, che è il primo ministro del governo di cui fa parte. In ogni modo, questa è una notizia da tenere
veramente in serbo per ulteriori riflessioni. Salvini che salva l'Italia perché va in Russia, insomma, questo sembra un fumetto, Salvini in Russia. Ora che vanno bene editorialmente le storie disegnate, che poi sono dei fumetti, insomma, chissà, magari sarà già qualche disegnatore che farà Salvini che va in Russia, oppure ci sarà il famoso Goscio che fa le vignette dalle fotografie, che ne inventerà qualcuna di gustosa. Che ne dici? Dico che ne vedremo delle belle e anche delle brutte, perché a proposito di libri così, pare che in Russia sia iniziato un po' un processo editoriale scolastico, che i nuovi libri di storia per le scuole medie, elementari, vengono depurati da notizie, l'Ucraina non esiste, cose di questo genere. Quindi c'è un intervento anche così di censura storica incredibile, guardando avanti alle nuove generazioni. E un altro elemento, una foto che mi ha colpito, è una grua mosca che smonta la M di McDonald's. Quindi, cioè, si sta ridisegnando costume, una mappa di costume internazionale che è incredibile, totalmente inattesa, chi se l'aspettava? Chi se l'aspettava? E adesso invece ce la cucchiamo tutti. Ecco, ma poveri professori ucraini delle zone del Donbass che sono state già occupate dai russi, perché debbono d'ora in poi insegnare in lingua russa e quindi si devono riaggiornare. Nel caso in cui avessero delle difficoltà a poter iniziare il nuovo anno scolastico facendo lezioni in lingua russa, seguendo i programmi russi, allora è previsto un loro trasferimento in Crimea per essere un po' preparati ai nuovi impegni scolastici delle parti del paese che sono state occupate dai russi. E insomma. È così, ma vedi, la cosa brutta è che quindi questi dettagli che abbiamo detto adesso rivelano proprio comunque un piano articolato e prospettico, ecco, quindi non è questa scampagnata militare come sembrava potesse essere all'inizio, ma c'è proprio un piano e che sta a dimostrare come veramente chi lo diceva che Putin aveva questo tipo di piano pluriennale di allargamento del potere, zarista, chiamalo come vuoi, sembrava così una cosa caricaturale, invece tutt'altro, e saltano fuori le cose man mano e ci sono davvero, e questo vuol fare le cose che fa, non vuol fare le cose, le fa le cose. Quindi E vedremo. con la speranza di avere la prossima settimana delle notizie migliori. L'Italia ci ha anche provato con un piano che non si è capito bene di pace presentato all'ONU, non si è capito bene se Draghi lo avesse visto prima o roba del genere, oppure fosse stata un'iniziativa del Ministero degli Esteri e del Ministro degli Esteri. In ogni modo, approfondiremo e vedremo. La realtà è che questo piano è stato sbeffeggiato dai russi in maniera anche piuttosto offensiva, e se noi italiani fossimo un po' patrioti saremmo un po' offesi, diciamo, se fossimo un po' ucraini saremmo un po' offesi, però è stato accolto questo piano in maniera un po' tiepida anche dagli stessi ucraini. Insomma, la situazione è un po' in stand-by, no? Direi Intanto molto tante persone al giorno e così via, insomma. di no good news, no good news. Speriamo la prossima volta, speriamo. Ecco, hai detto il titolo: No Good News. Arrivederci, amici. Ciao. Arrivederci, ciao, ciao, arrivederci.